stanchezza, gioia e complicità di un tempo. Dopo la promozione al quarto anno, Giancarlo e io decidemmo di fare un lavoretto estivo per guadagnare qualcosa da spendere in vacanza. Da più tempo sentivamo che dei nostri amici andavano a raccogliere le amarene o le ciliegie ed avevano guadagnato decentemente. Comincio a farlo quasi a braccia, non lo leggo però. Non ci restò che l'ingaggio, la zona indicata era una zona nella nostra città che si chiama Sala Briano e prendevo appuntamenti, e questo Giancarlo, per le 6 del mattino successivo. Lui fu precisissimo, la mattina mi venne a bussare a casa alle 6:15, in bicicletta raggiungemmo questo posto e cominciammo la nostra raccolta delle ciliegie. Subito però ci accorgemmo che le ciliegie che erano rimaste erano molto alte, quindi difficili proprio da cogliere. E allora ci accorgemmo che tutta la nostra voglia in qualche modo di restare una settimana e di guadagnarci i soldi per farci poi le vacanze estive, perché questo fondamentalmente era il nostro obiettivo, era più che altro una chimera. Poi ci dettero un trippede soli, trippede, no? Questi qua. E io lo cedetti al mio amico Giancarlo. A un certo punto passava questo signore che teneva la campagna, diceva: voglio un muito. Noi però insomma eravamo certi che non si riusciva a fare niente perché le ciliegie erano molto alte. A un certo punto io però dall'albero dove stava Giancarlo sentii un fruscio e poi una frase: mannaggia di te muro. E Giancarlo era a terra sotto il trepeto. Detto questo, mi fa piacere che i musicisti si divertono, ragazzi. Detto questo, praticamente decidemmo di tagliare a corto. Allora che facevamo? Avevamo raccolto quasi una mezza cassetta. Dicevo: bene, raggiungiamo una cassetta, così perlomeno una cassetta ce la paga, 3.500 lire. Però come la raggiungiamo? Mettiamo le foglie sotto e le ciliegie sopra. Così facevamo. Scegliamo le 2.500 lire, c'è una cattana colazione, due panini, due Coca-Cola e questa era la nostra storia. E queste sono le cifre. Applauso! No. No, veramente, se poi li leggete, insomma, voglio dire, sono questi, sono molto divertenti. Ma fatemi dire una cosa, io ringrazio tutti quanti voi che siete venuti. Però la persona che io devo sempre ringraziare da quando ho messo piede al suo palco, veramente tanti anni fa, è Sandro Danzillo, che è il mio amico. Sempre presente al mio fianco, ma soprattutto lui mi ha sempre diciamo, chiamato a fare delle belle cose e qui ne abbiamo fatte abbastanza. Anche noi abbiamo fatto un ultimo spettacolo 2 anni fa. I musicisti sono cresciuti, giusto? Siete bravi ragazzi, grazie. Allora volevo chiedere, sì, anche ci sono delle, all'interno del libro ci sono delle foto, sì. Come è venuta la scelta di queste foto? La foto è venuta così, no, spontanea, no, oppure no, c'è, no, stata, no, una... Io voglio diminuirlo, diciamo, nel senso diminuirne l'importanza, però in realtà è un libro con tutti i crismi, cioè vale a dire le foto sono relative all'episodio che si racconta, per cui rappresentano un periodo, e in queste foto siamo rappresentati io, mio fratello, i miei genitori, dei nostri amici, eccetera. A questo proposito io vi volevo leggere, questo ve lo leggo davvero, un altro episodio che si chiama I supereroi. Quando io ero ragazzo, non so, leggevo i supereroi, il mitico Thor, ci esiste ancora? Cap America, benissimo. Allora dovete sapere che ero molto amico con Amedeo Fosso, che era il portiere della nostra squadra di calcio, della Stella Rossa. Lui era il primo portiere, io ero il secondo portiere, ma non perché era più bravo, era più grande di me. Allora dice: tu fai il secondo portiere, devi crescere. Con questo Amedeo Fosso era un tipo molto estroso, insomma, una persona bella, mi piaceva, libera, e teneva una passione per i supereroi. Tanto è vero che un giorno lo vedemmo arrivare con un cerotto in testa perché si era lanciato dal tavolo a prendere il filo del lampadario,
che era naturalmente caduto dal soffitto, era andato su per essere staccata alla destra e disse: guarda, io ho tentato questa avventura che sembrava un po' richiamare le gesta di Tarzan, in realtà lui l'aveva vista su un giornaletto veramente di questi qua. A un certo punto lui aveva questa passione per i supereroi che mi aveva trasmesso a me, infatti lui era per il mitico Thor e io compravo Capitan America. Però lui a un certo punto mi disse: guarda, noi dobbiamo diventare due supereroi. Allora, dice: io sarò Silver Fox e tu eri come me. Quindi nasce un po' di interesse. Poi disse: vabbè, accetto, con molta paura. E decidemmo, insomma, che questo Silver Fox, con lui avrebbe dovuto aiutare il mondo, insomma, compiere delle buone azioni. Decidemmo anche la data del primo intervento, che sarebbe stato 2 giorni dopo. Per i costumi provvedeva lui, mi portò un cappello di quelli di lana che si mettono i bambini che lasciano soltanto gli occhi da fuori, una mantellina, una cosa, e poi le calzamaglie. Ci andammo a cambiare dietro al mercato di Caserta, che era allora una serie di casette, ci andammo a cambiare e poi uscimmo e ci imbattemmo subito in una signora anziana e le dicemmo: siamo Silver Fox e Colin, siamo venuti per salvare il mondo. Al che questa signora rimase interdetta, nel senso ebbe una serie di pensieri, dice: ma stiamo a carnevale, no, è passato, ma sono pazze. Poi a un certo punto ci disse: gli advenne scemo, se no vi sbatta a borsa in faccia. E questo fu il primo fallimentare intervento. Mi fa piacere che dite anche la... chi sei tu? La madrina della festa. Ah, la madrina, vabbè. Invece qui abbiamo proprio... Sono qua. Allora, dicevo, ci disse questo. E il primo intervento era andato proprio male. A un certo punto decidemmo di andare per il secondo. Ernesto, a che ora inizia? Alle 9:30. Meglio accumulare i Meglio accumulare i
Ciao, posso salutare e fare un po' di intervista? Sì. Questa è la videoteca della festa dell'uva. E puoi spiegare un po' il significato di questa presentazione di Lino? Il significato è quello che abbiamo anche rappresentato prima, no? Nel senso che ho visto che già stavi con la telecamera, quindi è un significato per quello che è il titolo, no? Sono dei racconti di un ragazzo, di un tempo. Ora... È il tuo primo libro? Sì. Cosa esprime questo libro? Sono un più che altro dei ricordi, sono dei ricordi. Sono dei ricordi che si riferiscono pure a solo parte. A solo paga no, perché sono dei ricordi personali, io sono di un'altra città, quindi però sono dei ricordi. Possiamo ricordare un po' il teatro che hai fatto qui a solo paga? Sì, il teatro che abbiamo fatto qui, abbiamo fatto Pinocchio, tante belle cose in tanti anni, insomma. Tu sei stato regista e attore. Sì, sì. I testi, hai fatto pure i testi. I testi non li ho fatti io, i testi li ho sempre trovati. E cosa ricordi di questa esperienza teatrale? Bellissima, perché tanti ragazzi, tanti giovani, tante belle persone, belle esperienze. E ti hanno arricchito professionalmente? Umanamente, soprattutto umanamente. Perché tu sei un casertano, eh? Sì, sì. E a solo paga cosa hai trovato di interessante? In ogni luogo si trovano le cose interessanti, si trova la vita. Dimmene due cose interessanti di solo paga. Ma intanto l'architettura e le persone. E un'ultima cosa, l'esperienza teatrale tua personale ha lasciato, diciamo, un qualcosa che può proseguire per il futuro, oppure si è interrotta? No, mi pare di sì, perché ci sono tanti ragazzi che attraverso quell'esperienza hanno aperto l'occhio a questo, a quest'arte o a questo mestiere addirittura. C'era un laboratorio teatrale fondato da te. Questo laboratorio è ancora presente oppure ha fatto... Potrebbe tornare, ora non c'è, ma potrebbe tornare, come se fosse presente. Grazie. Complimenti. Buonasera avvocato, una riflessione su questa serata, una sua riflessione. La riflessione è molto semplice, è sempre un piacere avere fra di noi Pierluigi, e anche in questa veste di scrittore, lui è attore, regista, ha dimostrato tutto il suo talento. Avvocato, lei che è anche un editore, cosa ha trovato di bello in questo libro? Che La sincerità e l'autenticità dei testi e anche la qualità della scrittura. Mi ha detto che è biografico, sì, l'autore, sì. Ma qualche aggancio con l'esperienza teatrale solo paghese c'è? No, è nella sua gioventù, nella sua episodi di vita giovanile. Mi ha detto che Pinocchio è stata la sua opera, diciamo, sì, messa in scena. Dopo quella non ci sarà niente più da parte di quel laboratorio? Penso proprio di no, sono cambiate le condizioni. Sono cambiate anche le generazioni, appunto. Grazie. Sì, mentre scatti la foto. Sorridi scattando. Che poi sono due bellissimi giovani. Sorridete di più? L'ho fatta proprio forse. Alina, sei stata la figura simbolo di questa festa dell'uva. Cosa ti è piaciuto di più? Beh, il fatto di dialogare con quelle persone che con cui passavano vicino, oppure anche perché erano persone con cui non avevo mai visto, però è stato comunque bello raccontare magari quella che era la storia, il motivo di questa festa, a chi è dedicata la nostra festa. E poi l'arte di presentare, perché sei stata bravissima. Grazie. Chi te l'ha insegnata? Beh, in realtà ha cominciato papà col farla questa cosa. Poi così per gioco, visto che papà era impegnato una sera, fece: Alina, perché non provi tu? Complimenti. Immaginate l'emozione comunque, però alla fine sì, sono riuscita e ora me la vedo io. Complimenti. Grazie. Invece abbiamo
qualcosa che posso dire. Guarda, rimediato, brava lei, ma convinto. Messo i miei vestiti a gente, bisogna proporre che ciò va. Grazie.